Digipet. E corriamo a questo nuovo appuntamento con il TG Pet. I pet che il TG non dicono, ma Martina Gatto e la sua volta redazione si chiedono perché il TG non ne parla di queste notizie vere. Vabbè, grande successo per le notizie scovate nella scorsa puntata da Daria Tromba, che però ci dispiace dire ha preso il volo. Sì. Grazie in ogni caso per il tuo bel lavoro svolto. Mannazza. Diamo spazio ad un nuovo redattore che aveva insomma spoilerato il suo nome e quindi è Felice Buonanno, che ci tiene a fare gli auguri al maestro Celia, perché è un mese che c'è stato il Capodanno e lui so che ama ricordare quanti giorni sono passati al Capodanno, quindi volevo dirle questa cosa. Ma che cos'è questa cosa? Vabbè. Bando al logorio della vita moderna, ecco. Vogliamo subito alla prima notizia. Sembra sempre più spaventoso. Questa era un po' spaventoso. E andiamo nelle Ande, dove Felice Buonanno ha scovato per noi una notizia sconvolgente. A Bogotà, infatti esiste un ladro seriale. Non sai neanche cosa hai scritto. No, sì, l'avevo scritta bene, però un ladro seriale di macchine. Si sa che nella cordigliera delle Ande la macchina è il mezzo più utilizzato dai nostri amici pet. Purtroppo però di recente stanno scomparendo diverse vetture, colpa di un ladro seriale dal nome quanto mai terrorifico, Dale Han. Il signor Dale Han è stato fotografato da Buonanno Felice proprio nel momento in cui è stato fermato dai carabinieri della cordigliera delle Ande. Vediamo il contributo. Ecco, la vicenda è curiosa per due motivi. Il primo è che il signor Dale Han, nel momento dell'arresto, ha ammesso di aver rubato le vetture, ma di non ricordare dove le abbia parcheggiate. Certo, lo posso capire benissimo. Stava dicendo, ma io uso il GPS, proprio. Non me lo ricordo. E il secondo motivo è che, riflettendoci, cioè se mettiamo prima il nome e poi il cognome di Dale Han, diventa Andele, e se lo ripetiamo per due diventa Andele Andele. Bellissimo questa cosa. Che ci avevo già pensato, conoscendo la tua mente un po' particolare. Andiamo alla seconda notizia. Vai. E vogliamo questa volta in Andardide, perché Andele, dove si sta compiendo una tragedia familiare. Una storia, anche qui possiamo dirlo. Una storia comune a molti, ma che colpisce sempre al cuore delle persone. Stiamo parlando di tradimenti, non il testo teatrale di Pinter, no, ma della più becera attitudine umana e anche animale all'infedeltà. Noi non vogliamo prendere le parti di nessuno, però esponiamo soltanto la verità dei fatti, come Felice Buonanno ce l'ha descritta. Quindi vediamo il contributo e attenzione, perché le immagini saranno forti, quindi vediamo. Ecco qua il signor pinguino che ha perso letteralmente la testa per il pinguino lì a fianco, la pinguina lì a fianco, e quindi la tragedia si è consumata da lì a poco, perché quatto il bel pinguino innamorato col colletto duro e con il petto inamidato è corso sotto la finestra della sua pinguina innamorata cantandole una serenata. Però ve l'avevo detto che aveva perso la testa, e il problema è che la serenata l'ha fatta sotto casa della pinguina e facendo sentire questa serenata anche al marito della pinguina, che è scesa con la scopa in mano e gliena date di sante ragione. Povero, povero pinguino innamorato. Andiamo alla terza e ultima notizia e voliamo in America. Ora, io direi che la mia redazione vive sicuramente meglio di noi. Certo, con tutti questi viaggi, perché vola Ande, America, noi stiamo sempre lì col computer e le cuffie, invece no, questi vanno da una parte itinerante all'altra. Vabbè, andiamo in America, dove il famoso attore di Hollywood, Gary Oldman, che in effetti ha tutti gli atteggiamenti della persona un po' old, è stato accolto mentre faceva degli atti osceni in luogo pubblico. Vediamo la foto. Ecco qua, purtroppo la vecchiaia porta anche questo a non riuscire a fermare l'istinto primordiale di grattarsi la schiena o il fondo, mentre si sta fermi in mezzo alla strada con il proprio bastone a guardare i cantieri della città di Los Angeles. Speriamo che il bravo attore Oldman possa riprendersi da questa figuraccia, che però dai, ci fa un po' empatizzare con lui, perché a chi non è mai capitato di grattarsi la schiena mentre si guarda un cantiere a Los Angeles? Gratta Gary, gratta! Era l'ultima notizia scellerata, selezionata da Felice Buonanno, chissà se sarà ancora dei nostri l'anno prossimo, alla prossima settimana del TG Pet, quello che i pet non dicono, ma Martina Gatto e la sua folta redazione sì. Grazie mille a Martina Gatto e a tutta la sua folta redazione di Folli.